Conosciamo anche Stefano Lanini, l'ultimo arrivato proveniente dall'Entella Chiavari. Che tipo di giocatore sei? Ti vuoi descrivere un attimino? Sono un terzino destro che gli piace comunque fare tutta la fascia, spingere molto e a volte trovare anche il gol. Tu nell'Entella Chiavari quest'anno tu hai giocato sia in Coppa Italia contro il Cagliari che in amichevole contro la Sampdoria. Ti è dispiaciuto lasciare il club ligure per venire a Pistoia, forse dove tu troverai maggiore spazio? Guarda, non mi è dispiaciuto perché comunque sono venuto qua molto volentieri perché comunque me l'hanno parlato molto bene, è una grande piazza e voglio fare molto bene qua adesso in questo momento, poi si vedrà il prossimo anno quando si tornerà là cosa si farà. Però adesso mi concentro qua a Pistoia per far bene qua. Tu sei un giovane, 20 anni, tu hai una carriera professionale all'inizio. Ci vuoi raccontare un po' le tappe da cui hai cominciato a giocare e qual è stata la progressione che poi ti ha portato qui a Pistoia? Ma io ho iniziato a 16 anni a giocare in Eccellenza, dove abito io a Milano, poi ho fatto 4 anni di Serie D e dopo l'ultimo anno a Serie D dove? Nella Caronnese, vicino Varese. E dopo a gennaio mi sono stato chiamato dall'Entella, mi è arrivata questa chiamata e niente, sono andato là e ho esordito 14 febbraio contro il Trapani, sono andato in nazionale e adesso mi sono ritrovato qua e voglio ritornare a far bene bene nelle categorie alte. Nazionale Under 20, quindi mi pare per dire di essere, sì, diciamo, Sì, di essere arrivato in una grande tappa, importante. Cosa rappresenta per te questa venuta a Pistoia? Devo crescere molto e devo continuare a far bene, impegnarmi molto per dare tanto alla squadra e per arrivare in alto. Tu ti sei presentato alla grande gli ultimi minuti e addirittura sei riuscito a fare il gol della vittoria. Sì, sono molto contento, però non bisogna montarsi la testa, adesso bisogna continuare a lavorare, arrivare carichi alla partita di Coppa Italia della prossima domenica.